Questo lavoro nasce nel 2015, quando ho iniziato questo viaggio per tutta l'Italia. Doveva essere un viaggio di un anno, è diventato di 2 anni. Pensavo di incontrare alcune donne, in verità alla fine di questi 2 anni sono state 100. Ho incontrato 100 donne pastore. Io sono andata a cercare l'interpretazione femminile di questo mestiere millenario, maschile, e addirittura di cultura fortemente patriarcale, perché sapevo esserci nuove presenze, quindi anche provenienti da mondi diversi. Le montagne, che sono i luoghi più delegati alla pastorizia, ma non solo, venivano riabitate da donne che sceglievano di diventare appunto pastore. E quindi già questo tema, diciamo, da un punto di vista anche antropologico, se vogliamo, ma proprio anche di modifica di paradigmi che informano un po' tutto il nostro apparato anche di giudizio, eccetera, venivano ribaltati, perché fare il movimento di ascensione è esattamente l'opposto di quello che, come proprio uno stillicidio, abbiamo visto essere il fluire dalla montagna alle pianure, ai litorali, per star meglio. In verità si dimostra che questa ricerca, evidentemente fatta da più generazioni, in modo tra l'altro massiccio dal dopoguerra in poi, non è servita a nulla, ha impoverito la montagna e ha distrutto anche la vita, vuoi come habitat, vuoi anche delle relazioni della città e delle poche pianure che abbiamo in Italia. Quindi, insomma, questa complessità anche di temi, sempre però guidati dall'interpretazione femminile, mi ha condizionato, ha fatto iniziare tutto questo lavoro, che è andato avanti tanto a lungo, ma che ha creato sorprese puntualmente, che venivano riconfermate, di una capacità delle donne. Credo proprio perché del mondo rurale, anche scelto, perché ho intercettato matematiche, ingegnere, filosofe che avevano scelto questa vita, quindi sia di quelle che invece, diciamo, meno, io dico strutturate, insomma, erano restate nei luoghi magari perché la nonna o il padre lo facevano, sia queste qui, comunque questo mondo rurale regala qualcosa di molto particolare, che è la capacità di accoglienza immediata. Certo, bisogna sapersi porre. Io andavo, ho viaggiato da sola sulla mia panda gialla, riempita all'inverosimile. Ho fatto questi 17.000 chilometri, spesso in prima, soprattutto sui pendii un po' più alti, e sono stata accolta da loro e anche, devo dire, dalle comunità. Proprio credo per questa mia fisicità, per questo mio modo, per questa mia gioia ogni volta espressa e reiterata ogni nuovo incontro. Mi viene da dire che, appunto, che quest'Italia, che viene descritta come Italia minore, in verità sia l'Italia migliore, sicuramente da tanti punti di vista lo è. Quindi questa accoglienza ha stabilito fra di noi delle relazioni di sorellanza, io ci tengo a dirle. Il riconoscimento, sebbene appunto io come cittadina proprio e anche, diciamo, proveniente anche proprio da un altro tipo di esperienza e quindi di vita passata, venivo riconosciuta come, non so, la pellegrina che andava. Fine del 2016 mi sono resa conto di avere un materiale formidabile. Ho cercato una distribuzione, l'ho trovata, quindi Solaris Fondazione delle Arti di Parma e Achi Findi Esmeralda Calabria. Esmeralda Calabria è una montatrice formidabile che aveva intercettato questo lavoro e lei si è fatta avanti. Quindi è una specie di volontariato che con risorse poche, non trovate, nonostante la pregnanza, insomma, di questo lavoro, la corposità, la densità di questo lavoro di ricerca, non ci ha scoraggiato. Siamo arrivati a produrre questo film e abbiamo avuto due premi: questo del premio Gavioli, che è un signor premio della cinematografia dedicata al mondo del lavoro e dell'industria, e
E poi il grande botto appena ottenuto del premio come miglior documentario italiano al Torino Film Festival di quest'anno.